Buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca Frera di Tradate. È con immenso piacere che vi presento il dottor Dario Bressanini. Lo ringrazio infinitamente di aver accettato il nostro invito questa sera, 15 giugno. È la nostra ultima serata di incontro con l'autore e devo dire che sono felicissima perché chiudiamo col botto. Lascio la parola a Eva Musci. Buonasera a tutti e grazie infinite di essere qui per appunto questa serata conclusiva di questo percorso che è stato fatto qui in Biblioteca Frera, e soprattutto ringrazio tutti i giovani perché è splendido vedere questa sera così tanti giovani. Mi alzo un attimo per salutare quelli là in fondo, ciao a tutti! Spero che ci vediate, almeno un pochino. Facciamo farlo in piedi. Siamo in piedi? Allora, questa sera presentiamo un libro di una persona che voi tutti conoscete e che... Beh, magari non tutti. Beh, se sono qui tutti, sì, devo dire che sì. Voi che lo chieda, no, faccio la domanda, lo conoscete? Sì. Sentono anche di no. Il professor Dario Bressanini, che insegna all'Università dell'Insubria, ha scritto tantissimi libri e lo vediamo sempre sul suo canale YouTube, il nostro chimico di quartiere, che insegna un po' come districarci nelle varie pubblicazioni sugli alimenti o anche sulle varie anche sulla chimica e sui bellissimo il tuo libro sulle pulizie sui detersivi. Quest'oggi presentiamo il suo ultimo libro, che è Fa bene o fa male, un manuale di autodifesa alimentare. Io lo ammetto, non sono una chimica, non ho studiato chimica se non alle superiori, quindi... Come quasi tutti, credo. No, secondo me ci sono... un chimico in prima fila, è stato un studente, ma... No, lo dico perché non vorrei essere uccisa dai vari chimici che sono sicura ci sono questa sera, perché qualcosa mi dice che ci sono tanti chimici. Quindi per me è stato veramente... una scoperta questo libro. Magari per voi è più normale, più consueto sentire parlare di come si fanno gli studi sugli alimenti, gli studi chimici, gli studi scientifici. Per me non così tanto, ma soprattutto io sono rimasta molto sorpresa da questa meta-analisi che adesso vorrò approfondire su come si leggono, perché sono sempre molto curiosa. Però quello che mi ha più stupita leggendo questo libro e in generale sentendo, magari ascoltando i discorsi delle persone in giro o vedendo trasmissioni di ogni tipo sugli alimenti, ce ne sono veramente tantissime, è questa ansia che abbiamo del cibo. Mai come credo, io riporto, di solito mi occupo di storia, quindi mai come in questo periodo siamo ansiosi per il cibo. Lei nel libro dice, a pagina 176, mai come in questo periodo viviamo in un'epoca dove il cibo è abbondante, vario, molto controllato e poco costoso. Poco costoso è importante perché nel passato il cibo, soprattutto la carne o per dire anche il sale, che noi poi ne parliamo del sale, il sale che in questo momento noi ne abusiamo, però era costosissimo, quindi una volta se ne usava veramente poco, il sale era anche moneta di scambio, quindi una volta forse si faceva più attenzione perché costavano molto gli alimenti. E io la prima domanda che vorrei farle è: perché, se lei si è fatto un'idea perché noi siamo così ansiosi, così preoccupati di ciò che mangiamo? Allora, prima di tutto, buonasera a tutti, sono veramente contento, siete tantissimi. Allora,
Io sono un chimico, non sono né uno psicologo né un sociologo dei consumi, quindi questa domanda forse andrebbe fatta più a chi studia queste trasformazioni sociali di consumo, che non sono solo italiane, perché questa ansia, questa paura che ci avvelenino, no? Oddio, ci stanno avvelenando, mangiamo delle cose che ci fanno male, che è collegato molto tra l'altro alla sfiducia che spesso c'è nelle istituzioni, che sono quelle che invece controllano, che dovrebbero controllare, e però di fatto lo fanno, cioè dati alla mano. Noi, diciamo, come scrivo, in un periodo in cui abbiamo il cibo più controllato, più sicuro, eppure abbiamo questo problema di avere questa ansia. Punto azzardo, non essendo né uno psicologo né un sociologo, così, la mia risposta è che probabilmente non c'è una singola risposta, ci sono una serie di cose che sono successe. Una è sicuramente l'influenza della pubblicità, del marketing, del momento in cui, per esempio, lo vediamo andando in qualsiasi supermercato, si comincia per esempio a voler decantare per vendere un prodotto quello che non contiene, no? Perché fateci caso, c'è tantissimo, e non solo negli alimenti, anche nei cosmetici, nei detersivi, così, cioè, questo, senza olio di palma, senza glutine, senza questo, senza qualcosa. Senza che necessariamente ci sia un vero motivo, però questo è un classico strumento di marketing, per cui magari io il mio prodotto non ha granché doti da vantare, e allora però dico: il mio non contiene questa cosa, perché ovviamente ti instilla un dubbio, dice, vabbè, allora se mi dice che non c'è, vuol dire che fa male, no? Perché toglierlo, no? Quindi questo è un meccanismo abbastanza tipico, e questa è una cosa diffusissima. Quindi questa è una parte. Poi c'è un altro aspetto che riguarda più la medicina. Negli ultimi 10 anni, c'è, almeno per come la vedo io, c'è stata un'eccessiva medicalizzazione del cibo. C'è questa idea, che è profondamente sbagliata, ma è spinta spessissimo anche da medici, TV, così, l'idea che il cibo sia una medicina, che non è così. E non perché lo dico io, ma perché poi appunto non c'è il cibo che guarisce. Mangiare male ci può di sicuro far star male, la nostra alimentazione nel complesso, tutto quello che noi mangiamo in un mese, in un anno, in 10 anni, può di sicuro contribuire a peggiorare certe malattie o a fare scatenare certi tipi di malattie. Però questo non significa, viene traslato poi invece su un singolo alimento, perché tutte le varie raccomandazioni, delle istituzioni sanitarie nazionali, internazionali, le cosiddette linee guida, non riguardano mai i singoli alimenti, non ti dicono mai: oddio, stai attento al glutine. Se sei un celiaco, sì, se hai già una malattia, ma se non sei celiaco non hai nessun motivo di evitare il glutine. E badano invece molto a cosa si mangia nel complesso. Però queste linee guida, questi consigli non sono sexy, non attirano l'attenzione. E molto spesso, poi soprattutto negli ultimi 10 anni, con l'arrivo dei social, sono comparsi tutta una serie di guru che di solito ti danno delle indicazioni, a volte ti intimano, no? Di non mangiare questo, non mangiare quest'altro, oppure mangia questo, mangia quest'altro, rivolgendosi ai singoli alimenti. Perché per noi consumatori è molto più facile. Se uno ci dice: guarda, tu stai male, ma perché mangi troppo, devi ridurre tutto, non ridurre i carboidrati rispetto alle proteine, no, devi ridurre tutto, ne mangi troppi, mangi troppi zuccheri, mangi troppi sali, mangi troppe proteine, mangi troppo di questo, devi mangiare un po' più di fagioli, un po' di più di fibre, tu non lo ascolti. Se invece uno dice: ah no, io so cosa c'è, è il latte, il lattosio, no? Toglilo e secondo me ti sta venendo un cancro. No, lei evita il lattosio, uno si spaventa e no, ogni tanto vado a cena da mia mamma, da 82 anni, si guarda ancora queste televisioni, una volta le chiamavamo televisioni private, no? Adesso sono tutte private praticamente, ma insomma ci sono spesso queste trasmissioni mediche dove ci sono, a volte
medici o nutrizionisti che spiegano, cioè, lo stato dell'arte delle cose, cosa si sa, cosa non si sa, insomma. E a volte invece sono dei personaggi, magari comunque medici, o comunque quelli che io chiamo col camice bianco, a volte imbarazzanti, che ti dicono cose che non hanno riscontro poi negli studi scientifici. Però attirano, io sono lì, racconto un episodio nel libro di un tizio che raccontava di cose prive di senso scientifico, e io ero lì con lei e mi arrabbiavo contro il televisore, dicevo, ma cosa sta dicendo questo? E mia mamma mi guarda e dice, ma lui cosa ne sai te? Sei un chimico? No, lo saprà lui, è un medico. E questo tipo di comunicazione, cioè la comunicazione che fa paura, da un lato dice, no, tu non devi mangiare questo, quest'altro, però d'altra parte mangia questo, quest'altro che fanno bene per te, lo dice il tuo DNA, adesso vendono pure i test. Cose, cioè, sono delle truffe. Non c'è niente di scientificamente sensato in quella roba lì, insomma. Ma tra l'altro costano carissimi. Ovviamente, cioè, altrimenti. Quindi c'è questa idea, no, nel momento in cui il cibo non è semplicemente, insomma, cibo di cui noi dobbiamo consumare per vivere, anche per socializzare, ma diventa un qualche cosa che è un farmaco, tutti noi sappiamo che i farmaci hanno sia effetti positivi che effetti negativi, altrimenti non possono avere. E quindi da lì un po' si instaura la paura. Poi ci sono c'è tutta una serie di altri, probabilmente di cause. Per esempio qui in Europa, in Italia, per esempio, ha avuto instillare un po' la sfiducia e la paura per quel che mangiamo è stato, magari qualcuno non giovanissimo se la ricorda, nei diversamente giovani della mucca pazza, per esempio, non so se vi ricordate. Quindi questi episodi che hanno anche minato la nostra fiducia nelle istituzioni, che dovevano in qualche maniera regolamentare una cosa che però all'epoca, cioè, scientificamente non si sapeva, no? E quindi tutta questa serie di cause con cause fa sì che ci sia appunto un'ansia, una paura, a volte sotterranea, verso quello che noi mangiamo. Per cui se ci arriva il messaggio su WhatsApp del gruppo della palestra o della scuola, no, che dice, ho sentito che, no, e poi una cosa, no, questa cosa è da evitare perché contiene questa cosa, e uno rimane un po' così, dice, ma magari è vero, no? Cioè, nel dubbio lo sì. Quindi insomma è complicato, sarà, probabilmente lo studieranno fra 20-30 anni qualche psicologo dei consumi, però questo è un fatto, che io parto da questa esatto. Qua. Lei parte da questa ansia, però ecco, devo dire che ci sono tutta una serie di studi, e lei lo proprio mette all'inizio, sì. Dove ci parla appunto di queste meta-analisi. Meta-analisi arrivano dopo, sì, ma sì, sì. La colpita particolarmente che sta dentro. Mi ha colpita tantissimo, certo, di tutti questi ricercatori che fanno ricerche sul cibo, ma ecco, come facciamo noi a questo punto a districarci tra questa enorme quantità di nozioni che abbiamo sul cibo? Perché poi alla fine è questo il problema. Sì, allora, tra le cose che dicevo prima, ci sono di sicuro, c'è la comunicazione di balle vere e proprie, di bufale, no, i grandi faraoni, questo e quest'altro, quelle sono cose completamente inventate, e va bene. Quello è stato l'argomento, diciamo, del mio libro che ho pubblicato molti anni fa, che si chiama Le bugie nel carrello, in cui raccontavo proprio come le aziende manipolano e ti raccontano delle cose, appunto la patata, anche ancora un'altra cosa, proprio di qualche anno fa, no? La patata che rende intelligente, non so se vi ricordate, no? C'era gli spot televisivi, il grano del faraone, no? Il camo, tutte queste cose qua, insomma, inventate. Poi ci sono le bufale o le distorsioni dei giornali, che, insomma, che prendono magari un qualche cosa e la estrapolano o si inventano proprio delle cose per fare scena. Questo però è un libro, nella mia idea iniziale doveva essere una trilogia, adesso appunto dopo molti anni l'ho finita la trilogia. Questo è dedicato a come la scienza viene distorta raccontando delle cose
per cui noi leggiamo appunto, magari vi prendo l'esempio, no, di alcuni articoli scientifici davvero pubblicati, per esempio quello sul cioccolato, no, che rende un cioccolato che li fa dimagrire, che è il sogno di chiunque, insomma, no, è bellissimo questa cosa, uno mangia il cioccolato e dimagrisce, quindi di solito ci dicono no, per dimagrire devi togliere questo, togliere quest'altro, devi far fatica. Fatica non ci piace, quindi l'idea che mangiare qualcosa che ci piace, che ci fa dimagrire, è immediatamente, finisce immediatamente sui giornali. La cosa curiosa è che davvero c'è stato più di un articolo scientifico, quindi uno innocentemente legge l'articolo, cita l'università di, non mi ricordo che università fosse, e dice vabbè, allora hanno fatto questo studio ed effettivamente è così. E ovviamente una roba di questo tipo deve fare comunque un po' storcere il naso, però notizie di questo genere ne vediamo tutti i giorni, tutti i giorni, su qualsiasi cosa, per qualsiasi stato fisico, per le malattie o per il benessere, per dimagrire, per star bene, per dormire, e spesso a volte sono proprio anche contrastanti. Sul caffè è un grande classico, uno legge un giorno gli articoli che ti dicono ah, bere il caffè ti protegge, non so, dal tumore alla prostata, aumentando, e dopo due giorni dice controordine, no, bere caffè invece ti causa il tumore alla prostata, non dice, ma... e tutte e due citano negli articoli. Allora, questo è un problema tipico degli studi scientifici che si fanno sul cibo, perché paradossalmente è molto più facile studiare qualcosa che ti ammazza velocemente, no, l'arsenico, no, o qualche gastricnina, no. È facile se si fanno esperimenti su in vitro, gli animali, si vedono che tutti i topi muoiono, poi non si fanno gli esperimenti che danno la strichnina alle persone, no? Però magari ci sono casi storici di avvelenamento, anche storici, magari sul piombo, per esempio. Quindi studiare dei veleni che ti ammazzano velocemente è facile. Studiare dal punto, vediamo in positivo, cose, alimenti la cui, diciamo, carenza ha creato, quindi carenza di alcune sostanze contenute negli alimenti, per cui carenza forte ha creato ha generato delle malattie importanti. Anche questo è abbastanza facile. Il caso classico era dello scorbuto, cioè la mancanza di vitamina C. A un certo punto, nel 700, i marinai vitamina C non la prendiamo dagli ortaggi, frutta, dalla verdura, che se uno vive sulla terraferma normalmente assume, è difficile avere delle carenze di vitamina C normalmente. I marinai, specialmente dopo la scoperta delle Americhe, le Indie, quindi hanno cominciato ad esserci i lunghi viaggi, prima non c'erano i romani, viaggiavano sempre in vista della costa, ogni due giorni attraccavano, mangiavano, facevano sempre i banchetti, quindi non avevano problemi. Poi hanno cominciato ad esserci dei grandi, lunghi viaggi di mesi, i marinai hanno cominciato a ammalarsi. E la carenza, che loro non lo sapevano appunto, cioè la carenza di vitamina C comincia a far screpolare la pelle, non riesce più a produrre il collagene, per esempio, quindi dopo un po' cominciano a cadere i denti, fino addirittura a morire. Quindi nel momento in cui si è capito che la vitamina C contenuta in alcuni alimenti, per esempio negli agrumi, poteva servire a togliere questo tipo di, immediatamente a questo tipo di carenze, anche lì abbiamo fatto un esperimento molto velocemente. Quello che è difficile è andare a vedere, diciamo, invece gli effetti sia positivi che negativi di cose che possono avere un effetto nell'arco non di appunto due o tre giorni o una settimana come i veleni o come la carenza di vitamina C o altre, ma nel corso di 10 anni, 20 anni, perché noi non possiamo fare degli esperimenti, non possiamo prendere una persona e tenerla rinchiusa per 20 anni e dargli da mangiare solamente i broccoli per scoprire se i broccoli fanno bene, no? I broccoli fanno male. E quindi questo tipo di studi non si fa così. Quindi quando spesso ci dicono studio dice che il caffè fa bene, fa male, le uova, la soia, qualsiasi cosa, di solito cosa fanno? Prendono un gruppo di persone, poi gli studi fatti un po' meglio prendono un gruppo di persone molto omogeneo, cioè di cui abbiamo delle caratteristiche, insomma, per esempio ci sono degli studi che seguono un gruppo di infermiere, quindi abbastanza selezionato, e si chiede a queste persone, ci sono altri studi di altro tipo, magari di alcune religioni particolari, insomma,
cerca di avere un gruppo abbastanza controllato, si segue, si chiede a queste persone, che magari sono 10.000, 50.000, sono un numero molto elevato, di compilare ogni giorno un diario dicendo che cosa hanno mangiato durante la giornata, così, giorno dopo giorno. E già lì c'è un primo problema, perché tutti noi, io sfido chiunque, insomma, a provare a farlo. Io una volta ci ho provato, ho fatto l'elenco delle cose che avevo, mi ricordavo di aver mangiato, poi ho chiesto alle persone, insomma, che stavano con me, cioè, ma questo è tutto quello che ho mangiato? No, guarda che ti sei dimenticato, mi hai fatto l'aperitivo, insomma, non hai segnato l'aperitivo. Ah no, ma guarda che poi alla mattina c'era anche, non solo c'era la fetta di crostata, ma c'era anche qualche altra cosa. Quindi è già difficile fare una cosa di questo genere. E poi mentiamo, questa è una cosa che, ormai sono studi psicologici che mostrano che noi tendiamo a, diciamo, a sopravvalutare, a dichiarare anche nei sondaggi, esagerare le cose che, diciamo, sappiamo fare bene. Per cui, se io vi chiedo voi quante volte mangiate, per esempio, i legumi, che è una delle poche cose di cui si sa che fa bene mangiare, e tutti voi mi direste magari io due volte alla settimana, no? Poi andiamo a vedere, e vado nella vostra dispensa, probabilmente se trovo una scatola di fagioli di 3 anni, tanto. E invece a non segnalare, appunto, magari le dosi, diciamo, quante cioccolate hai mangiato? No, un quadratino, poi in realtà se ne è fatta mezza tavoletta. Il quadratino, per inciso, il quadratino è la dose che uno dovrebbe consumare ogni tanto. Questa è la dose. Non tutti i giorni. E non tutti i giorni, non tutti i giorni. Questa è la dura realtà delle linee. Quindi, cosa si fa allora? Alla fine magari non si segue, dopo 10 anni, 20 anni, ricercatori, gli epidemiologi prendono questi diari, per esempio, fanno delle analisi statistiche e vanno a vedere, no, tra quelli che appunto hanno compilato i questionari e contemporaneamente si segue che malattie hanno, cosa fanno, quanti muoiono, cosa gli succede, no? E cercano di trovare dei collegamenti tra, che ne so, appunto, il consumo di caffè, quanti caffè, e magari lo sviluppo di qualche malattia, oppure in positivo, no? Magari qualcuno che perde peso, oppure che pesa di meno, o che non ha, appunto, che non è sovrappeso, e scopre che magari da queste statistiche consuma magari, che so, più limone la mattina, ecco, una cosa così. Questi studi però valgono veramente poco. Io nel libro dico che valgono meno della carta con cui si incarna il gorgonzola, perché è una roba, non lo scopro io, cioè sono solamente il punto di partenza per poi fare degli studi di altro tipo in cui si interviene direttamente, si fanno degli esperimenti. E però invece questi studi osservazionali, si chiamano così perché si osserva un gruppo di persone che hanno una serie di limitazioni notevoli e vengono considerati da soli, insomma, hanno veramente poco valore dal punto di vista scientifico, perché spessissimo tirano fuori risultati che non hanno senso, non vengono poi confermati, e sono proprio alla base del fatto che due studi diversi fatti su gruppi di persone diverse magari in un caso trovano che, appunto, caso, anche per un puro caso, chi consuma più caffè magari ha una probabilità un po' superiore di avere un certo tipo di tumore in un gruppo di una certa popolazione, ma non è detto che sia per il caffè, e quello è quello che salta fuori dall'analisi dei questionari. Magari chi consuma caffè è anche un fumatore più elevato di chi invece non lo consuma, perché spesso, per esempio, c'è questa correlazione: mio padre è un accanito fumatore, dopo la sigaretta si fumava il caffè, oppure dopo il caffè si fumava la sigaretta. Quindi in questo caso, se lui avesse partecipato a questi studi e non gli avessero chiesto se fumava, adesso lo chiedono praticamente a tutti, sarebbe saltato fuori magari un legame tra il caffè e il tumore che poi purtroppo ha avuto, che invece è risultato dal fumo. Magari analizzando un altro tipo di, in un altro studio si analizza un'altra popolazione, in quel caso magari il caffè, casualmente in quel gruppo ci sono più persone, che ne so, che vanno più in palestra, che tengono o che fanno più attività sportiva, e quindi magari il caffè per loro è la fine della loro allenamento per la maratona o dei 60 km di bicicletta che oggi si sono fatti, e quindi è più probabile che magari si siano più interessati così, che mangino meglio, che siano proprio un gruppo di persone che sia più interessato al proprio benessere. Quindi in quel caso il caffè non c'entra niente con quello che viene trovato. Però questi studi non riescono a entrare nel dettaglio, e questo è il motivo per cui questi studi, diciamo, osservazionali danno quei tipi di risultati proprio in contraddizione che vediamo diciamo, di tutti i giorni. Poi se uno ci dice mangia anche cioccolato e dimagrisci, cioè, è un po' sospetto, però di tutti gli altri invece, scusi,
li prendiamo e ci crediamo e poi se rimaniamo confusi. Mangio un cioccolato e premio Nobel. Sì, cioè quello è un grande classico, perché poi tutto, mi sono divertito a prendere un po' di studi su alimenti molto, che noi dobbiamo mangiare, gli zuccheri, il sale, l'acqua, le rovinette, così, oppure appunto molto popolari come i salumi o come il cioccolato, ce n'è un altro che cito nel libro. Anche qui hanno fatto questo studio pubblicato su una rivista scientifica assolutamente prestigiosa, New England Journal of Medicine. E allora, facendo queste analisi, queste persone, questo ricercatore cosa ha fatto? Ha preso i dati veri di consumo di cioccolato pro capite delle varie nazioni, quindi ha visto gli italiani, gli svizzeri, in Svezia e così via. E poi contemporaneamente, sempre di quelle nazioni, è andato a vedere quante persone avessero vinto il premio Nobel di qualsiasi tipo. E la cosa curiosa che salta fuori, questi sono numeri, premio Nobel normalizzato per insomma, ogni 10 milioni di abitanti, giusto per non penalizzare le nazioni piccoline. Quello che si vede, c'è il grafico, lo riporto nel libro, che a mano che aumenta il consumo di cioccolato pro capite, contemporaneamente aumenta anche il numero di premi Nobel vinti in quella nazione. E sono dati giusti, cioè non sono finti. Il problema è l'interpretazione, quindi anche lì sono andato a prendere l'articolo è del 2015-2016, credo, sono andato a prendere dei ritagli di giornale, delle cose online, che adesso qualsiasi cosa che pubblichi rimane, per cui non possono più cancellarlo, e tanti giornali hanno titolato appunto ti piace il cioccolato, diventi più intelligente, no? Cioè mangiare il cioccolato fa diventare più intelligente, perché insomma, l'articolo un po' scherzoso però diceva magari effettivamente come possiamo spiegare questa cosa, cioè come possiamo spiegare il fatto che ci sia questa relazione, più aumenta in un paese il consumo di cioccolato e più vincono dei premi Nobel, come è possibile? Ma una spiegazione è che per esempio consumare il premio Nobel ti fa diventare più intelligente, cioè consumare più cioccolato ti fa diventare più intelligente come nazione, come popolazione, e quindi sbucheranno degli studiosi. Non era più facile pensare che studiavano di più, no? No, lo studio dava questi due variabili, il consumo di cioccolato e il premio Nobel. Poi appunto i ricercatori sono un po' anche, amiamo anche divertirci, per cui hanno cominciato, ovviamente l'articolo era basato su dati veri, però voleva mostrare come questo tipo di studi possa essere, si potesse dare un'interpretazione errata su dati veri, per cui hanno cominciato a tirar fuori altri dati, e a un certo punto il più bello tra tutti che ha risposto a questo articolo era un altro articolo che trovava una correlazione tra sempre il consumo di cioccolato e il numero di negozi dell'IKEA che avevano aperto in un certo, no? E allora lì è uno ha cominciato a divertirsi, e uno dice ma forse voi sapete, se siete mai andati all'IKEA, che dovete montare voi i mobili, quindi ci serve una certa intelligenza. Quindi a questo punto le ipotesi sono due: una è l'IKEA apre solamente i negozi nei paesi che hanno già un'intelligenza superiore, perché altrimenti non riuscirebbero a montare i mobili, non capire i nomi della oppure visto che qualcuno ha provato le istruzioni, non hanno le parole, sono gli omini, e a volte è difficile, no, montarli. E quindi l'altra ipotesi è che invece l'apertura dei negozi dell'IKEA potesse appunto sviluppare, come se fossero dei sudoku, dell'intelligenza delle persone che in quel paese. Ovviamente poi, questo è un po' scherzoso, ma è per far vedere come queste correlazioni che ci fanno ridere parlando dell'IKEA e del cioccolato, non ci fanno ridere per niente se troviamo il latte cancerogeno, no? o il formaggio cancerogeno, robe di questo genere. Poi la spiegazione più semplice, che poi è stata fuori, era che, come spesso accade in queste correlazioni, no? Quindi quando due variabili diciamo, aumentano o diminuiscono nella stessa maniera, si dicono correlate, ma non vuol dire che una causa l'altra. La spiegazione più semplice era che in realtà tutti questi fenomeni sono collegati a un unico fenomeno fondamentale, che è sostanzialmente la ricchezza di un paese, perché il cioccolato è un cibo da ricchi, cibo costoso, è sempre stato un cibo costoso, magari noi non ci pensiamo, ma in realtà se andate a vedere, cioè è un cibo costoso. Il potersi permettere dei negozi dell'IKEA è comunque una cosa per paesi insomma, ricchi. E anche il numero di premi Nobel è molto probabilmente collegato
insomma, la quantità di soldi di investimenti in istruzione superiore, nel numero di università, ad esempio, e nel numero di studenti che riescono ad arrivare all'università, e quindi in ultima analisi ancora una volta alla spesa pro capite di un paese. Quindi tutti questi, diciamo, grafici farlocchi in realtà vogliono solo dire semplicemente che in paesi che hanno più soldi da investire contemporaneamente in questi paesi si consuma più cioccolato, ci sono più ragazzi che vanno all'università, la gente spende di più per i mobili, eccetera eccetera. Però questo, ho preso apposta questo articolo, è proprio lo smonto pezzo per pezzo, perché poi questi ragionamenti io voglio che chiunque almeno gli salti il campanello d'allarme la prossima volta che legge, no, scoperto che paesi che consumano più latte hanno anche più tumore alla mammella, perché ci fa, in questo caso uno si spaventa, però in realtà arrivano questi titoli da questo tipo di studi che non dimostrano mai un rapporto di causa ed effetto. Mi rendo conto che è un discorso complicato, però bisogna farlo, cioè se non vogliamo essere preda ogni giorno da queste notizie bisogna fare un po' di fatica e cercare di capire come funzionano queste notizie, perché, e questo è il mio cruccio, questo tipo di analisi, di filtro dovrebbe essere fatto dai giornalisti, dai giornali, che invece però non lo fanno, e quindi ci buttano appunto tutte queste notizie, e noi come cittadini consumatori siamo l'anello debole della catena, diciamo, dell'informazione. Poi arriviamo alle metanali Mi è venuto in mente adesso parlando che qualche anno fa è uscito l'articolo che le popolazioni che consumavano più curcuma o più curry si ammalavano meno di cancro, e ovviamente mia mamma e mio papà si sono messi a riempito la cara di curcuma. Questo è una grande classico, cioè che è una cosa ben nota dai ricercatori, cioè questi studi servono solo per scoprire se potrebbe esserci un qualche legame, perché se uno fa l'analisi e scopre che non c'è nessun tipo di legame, basta, allora se non trovo neanche una correlazione non ci perdo neanche tempo. Invece magari ogni tanto qualcosa si trova, è il punto di partenza. Quindi questa cosa qua della curcuma, che poi ha causato una proliferazione sia di integratori o di vendita diretta alla curcuma, uno va nel bar, una volta c'era il cappuccino, adesso ti danno appunto il latte di cocco con la curcuma dentro, col pepe sopra, no? E no, è vero, insomma, si chiama Golden Milk. Sì, c'è, ragazzi. C'è una metà, figurati, cioè, il marketing se ne approfitta di queste cose. Ma quello è il classico caso. Se ci ripensate, è sensata la cosa. Cioè, questi studi hanno analizzato una popolazione che consuma più curcuma con una popolazione che non l'ha mai vista. Quindi prendiamo, insomma, la città di Milano e la città di Nuova Delhi, no, per esempio. Ovviamente a Milano non si trova neanche la curcuma, è già difficile trovarla adesso, io adesso lungo intanto la trovo, però appunto invece in altri paesi asiatici fa parte una delle spezie che viene comunemente consumata. Il punto qual è che sono proprio popolazioni diverse, che vivono in modo diverso, che hanno un'alimentazione completamente diversa. Nei paesi asiatici, per esempio, si consumano molta frutta, molti vegetali, c'è ancora meno, adesso sta cambiando perché con l'aumento del reddito aumenta anche il consumo, per esempio, di carne, di prodotti animali, di carne trasformate. Per esempio, in India non mangiano carne rossa. Perché la carne di mucca non si mangia. Sì, beh, dipende dal gruppo etnico. Comunque in generale, cioè la correlazione è che più un paese è povero, meno, più consuma, prima di tutto consuma poco, quindi uno consuma poche calorie, mangia poco, diciamo così. E poi consuma anche meno di quelle sostanze, di quegli alimenti che noi sappiamo essere correlati con tutta una serie di malattie, tipo le carni trasformate, eccetera. Quindi in quel caso la curcuma potrebbe essere, infatti ci sono poi degli studi, non sto dicendo che non sia vera questa cosa, sto dicendo che prima di dimostrare che effettivamente sia la curcuma la causa di questa cosa, e non invece il fatto che insieme alla curcuma si mangino un sacco di fagiolini e non mangino un sacco di altre cose che invece a Milano rispetto a Nuova Delhi mangiano,
cioè, servono tantissimi studi e li ritorniamo nel problema di prima. È difficile fare degli studi controllati come invece si possono fare con gli animali o come faccio in laboratorio, cioè in chimico in laboratorio, perché non si possono prendere le persone, noi dobbiamo, cioè tutti noi quando viviamo, ognuno di voi mangia cose diverse, io posso prendere anche la signora e dire ok, domani, da domani per un mese aggiungi la curcuma, poi magari la curcuma ti piace, però un po' ti stufa, e però appunto lo dico anche alla signora, fai anche tu, quindi tutte e due mangiate la curcuma, ma poi mangiate tutto il resto diverso, magari uno va in palestra, l'altro no, l'altro c'ha una vita più stressata, così. Quindi qualsiasi risultato è difficile attribuirlo solamente alla curcuma, perché per far quello ci sono c'è un tipo di studi che si chiamano studi randomizzati in doppio cieco, che non sempre si possono fare, perché io per evitare diciamo, tipo di influenze, io dovrei prendere delle persone, ipoteticamente un gruppo di persone, e dare a metà, che è quello che si fa con i farmaci, no? Però con i farmaci è più facile, quindi se io voglio studiare un farmaco, io prendo queste persone, divido a metà, diciamo, supponiamo che siano tutte persone che hanno un tipo di problema medico, quindi a metà a destra do una pillola con un farmaco che voglio sperimentare, a sinistra do sempre una pillola con qualcosa che non fa niente, tipo zucchero o insomma, una roba inerte, amido. Le persone che prendono questa pillola non devono sapere se stanno prendendo il farmaco o se stanno prendendo quello che si chiama il placebo, per non essere influenzati. Io che faccio l'analisi, il medico che o lo scienziato che fa questo tipo di studi, neanche io so che cosa prendete voi, è tutto cifrato per evitare questo tipo di influenza, e solo alla fine degli studi si va a vedere quante persone che hanno preso veramente il farmaco hanno avuto un miglioramento nelle loro condizioni diciamo, di salute rispetto a quelli che invece hanno preso un placebo. Però questo non si può fare sempre, e il cibo non si può fare praticamente mai, perché se io voglio studiare se un broccolo fa bene o fa male, è molto difficile fare questo tipo di studi, perché se arredo il broccolo, a te non posso dare un qualche cosa che non è un broccolo, perché ti accorgi che non è un broccolo, no? E quindi non si può. Questo è proprio uno dei problemi degli studi nutrizionali. L'epidemiologia nutrizionale è proprio dal punto di vista dell'affidabilità molto, molto indietro dal punto di vista scientifico, nonostante invece uno va in una qualsiasi biblioteca, una biblioteca o anche libreria, e trova metri quadri o metri lineari di libri in cui ti dicono di mangiare tutto e contrario di tutto. Cioè, di solito appunto spesso associato una persona che si è inventata una dieta, diffidate di qualsiasi terapia o consigli medici che ha una persona dietro con un nome. Questo è il consiglio che vi do io, queste cose devono saltare fuori da decine e centinaia di studi, non dal singolo che si sveglia la mattina e dice no, tu devi mangiare tutti i cibi con la R e tutti i cibi viola. E quindi questo tipo di studi è un problema, e quindi siccome noi vogliamo la risposta, dobbiamo aspettare a volte 20 anni, 30 anni prima di riuscire a mettere insieme decine e decine di studi. Questo è quello che fanno le meta-analisi, prendono tutti gli studi pubblicati in qualche modo sul caffè, tutti gli studi sui broccoli, e cercano di fare una sorta di riassunto sensato. A volte il riassunto sensato, come racconto per il caffè nel libro, è: non c'è nessun effetto, né ti favorisce un tumore né te lo previene, morta lì. E come per la maggior parte delle cose, ogni tanto di qualcosa invece si scopre un effetto, anche se non si sa il perché. Questo è una cosa oggettiva, per cui per il consumo di brassicace, i broccoli, i cavolfiori, tutti questi, con tutta la grande famiglia, per esempio, è una delle cose che si è scoperta dopo 20 anni, che effettivamente ha un effetto positivo, protettivo su alcuni tipi di cancro, per esempio. Di altre cose non lo sapremo mai, perché magari sono effetti troppo piccoli, oppure dobbiamo aspettare 20 anni o 30 anni, specialmente per gli effetti a lungo termine, che è una cosa che sconvolge sempre molte persone. Io proprio appunto ricevo tantissimi messaggi, mi dicono parlaci di questo, parlaci di quest'altro. Nel momento in cui qualche anno fa è scoppiata
diciamo, la moda, diciamo così, delle sigarette, cosiddette sigarette elettroniche, no? Quindi è una cosa positiva il fatto che si stia riducendo il fumo di sigarette, perché quello è di sicuro cancerogeno, questa è una delle poche cose di cui siamo sicuri. E però molti mi dicevano, ma farà bene, farà male appunto fumare, appunto, svapare, insomma. Io non me ne sono mai interessato molto, perché non ho mai fumato né sigarette normali né quelle altre, qui non sono mai andato a leggere tantissime cose. Però hanno cominciato ad esserci dei lavori, degli studi. E però io a tutte queste persone rispondo, guarda, gli effetti a lungo termine, a 20 anni, li sapremo fare a 20 anni. No? E che sembra una cosa stupida, banale da dire, però non ci pensiamo. Quando c'è una nuova moda alimentare, di quelle veramente che cambiano i consumi, di una cosa che noi non abbiamo mai consumato, di fatto stiamo facendo un enorme esperimento nutrizionale. Magari ci va bene, magari ci va male, e lo sappiamo solamente decenni dopo. Ci è andata male, per esempio, con le margarine. Nel momento in cui si è stato demonizzato il burro, quindi anni 60, con i consumi grassi saturi, si pensava che, come poi è stato dimostrato, l'esagerazione del consumo di grassi saturi, come quello del burro, come quello anche delle carni, o come quello del cioccolato, che contengono dei grassi saturi, solo che ci si dimentica sempre del cioccolato, si cita sempre il burro, nel momento in cui questa cosa è stata scoperta, a un certo punto il burro è stato letteralmente demonizzato proprio come alimento, quindi non si è detto riduciamo tutto il consumo di grassi saturi, quindi comprende anche i formaggi, per esempio, e tante altre cose. E quindi lì è stata spinta la margarina, cioè questi grassi che venivano, sono stati molto spinti, poi anche negli anni 70, mi ricordo ancora per ragazzino, le pubblicità della margarina, appunto con la mamma che la domenica prepara l'arrosto, il papà l'assaggia, la famiglia, che buono, cioè, l'ho fatto con la margarina, non l'ho fatto con... No, davvero, con la margarina. Poi si è scoperto, molto dopo, c'è stato veramente un esperimento nutrizionale su larga scala, che i processi di produzione delle margarine di una volta, adesso non è più così, producevano dei grassi, che i miei studenti di chimica sanno, sono chiamati grassi trans, che di fatto nel mondo si è scoperto poi hanno causato qualche centinaio di migliaia di morti in più per aumento di infarti, aumento di malattie cardiovascolari e così via. Quindi adesso poi lo sappiamo, adesso le margarine non si fanno più così, il burro parzialmente è stato un po' riabilitato, però questa è una cosa che ogni volta che c'è un cambio notevole, perché magari o un alimento viene demonizzato oppure un alimento viene esaltato, che però non è mai stato consumato così in larga quantità, uno dice, ma che effetto sarà? Non lo sappiamo, cioè gli effetti a lungo termine li sapremo a lungo termine. Questo purtroppo è un caso, per esempio, cioè tutte le cosiddette bevande alla soia, per esempio, no? Di fatto è un esperimento nutrizionale che si sta espandendo a macchia d'olio in giro per il mondo, ma non c'è mai stato non sono mai stati degli studi a lungo termine sul consumo, per esempio, quotidiano di latte di soia. Ci sono degli studi che mostrano probabilmente, per esempio, un certo effetto positivo di protezione su alcuni tipi di tumore al seno, per esempio. Però quando ti dicono, ma si è sempre consumato in Asia, no? In realtà non è vero. Cioè il latte, quello che noi chiamiamo latte di soia, anche se poi non si dovrebbe chiamare così, una bevanda alla soia, è sempre stato prodotto da tantissimi secoli in Asia, ma non per bere, non lo beveva quasi nessuno, neppure i bambini. Era il punto di partenza per fare tutta una serie di altri prodotti, quelli sì consumati, il tofu, il tempeh, il natto, tutta una serie di prodotti fermentati. Il latte di soia, il consumo di latte di soia è un'invenzione di un pediatra americano negli anni 40, che era a Hong Kong, se non ricordo male la storia, e i bambini non bevevano latte di soia, non si beveva, il latte di soia era appunto un intermedio per fare altre cose. E lui lavorava in un orfanotrofio per curare la denutrizione, i problemi di mancanza di proteine nell'alimentazione, ha avuto questa idea di cominciare a dargli questa bevanda alla soia, ma è nato lì, quindi non c'è tutto questo consumo che invece la pubblicità ci dà, un consumo millenario, sono tutte valide. Poi, per adesso sembra che i dati siano positivi per quello, cioè nel senso che potrebbe essere una cosa che ha anche dei risvolti positivi, però anche lì, cioè se uno va a vedere quando è iniziata questa cosa del latte di soia di
decina d'anni fa, uno andava a vedere gli studi e c'erano studi proprio completamente contrastanti. Da un lato ci diceva sembrerebbe avere un effetto di protezione, sempre per questi studi osservazionali, no? Quindi da prendere molto con le pinze, potrebbe avere un effetto di protezione sul cancro al seno, sul tumore al seno. Dall'altra parte, per esempio, alcuni studi dicevano, no, per esempio i maschi, siccome la soia contiene dei fitoestrogeni, e quindi gli uomini, diciamo i maschi, non dovrebbero invece consumare latte di soia perché può alterare i caratteri sessuali secondari, una serie di cose che uno leggeva e si spaventava. Di fatto, appunto, dovremmo ancora aspettare un bel po' per tirare le conclusioni, e questo però dobbiamo accettarlo. Brutto da dire, ma la scienza non ha tutte le risposte. No, sarebbe bello aprire il telefonino, okay, avere tutte le risposte già oggi. Ma... Ecco, infatti questo è uno dei motivi per cui più ci sono certe app che ti danno l'illusione di sapere, no? Yuka, per esempio, tante altre, ti danno l'illusione, uno lo guarda, non vado a niente, cioè se uno le usa, diciamo, demanda le proprie scelte alimentari a qualcuno che ha deciso che un certo prodotto ha il bollino rosso e l'altro il bollino verde, ma non c'è niente di... perché purtroppo su certe cose non le sappiamo. Quello che noi sappiamo è quello che viene implementato dalle agenzie nazionali e internazionali di controllo, quindi dobbiamo partire dall'idea che tutto quello che noi consumiamo è, fino a prova contraria, controllato e salvo, perché quello che sappiamo farci male è già stato tolto dal mercato. E quindi... semplicemente dobbiamo consumarne un po' meno. Allora, quella è un'altra questione, cioè poi appunto noi come paesi occidentali noi consumiamo troppo, quindi fateci caso, tutte le varie diete che saltano fuori ogni anno sono sempre variazioni percentuali di no, togli i carboidrati, no, togli i grassi, no, aumenta le proteine, ma nessuno che ti dice mai riduci tutto, no? Perché noi, cioè, il fatto che noi come nazione, ma anche come paesi industriali avanzati, siamo tutti sovrappeso o obesi e stiamo continuando a peggiorare. Negli Stati Uniti una persona su tre è obesa, una su tre. Qui in Italia, per esempio, nel meridione c'è una percentuale altissima di bambini obesi, okay? E però chiaramente il dire consuma meno di tutto non va insomma, a favore chiaramente dell'industria alimentare che vuole vendere dei prodotti, per cui ci sono le mode, ormai da qualche anno c'è la moda, per esempio, delle proteine, siccome i carboidrati sono stati demonizzati, oddio, non puoi mangiare la pasta dopo le 6, sono balle, però nel momento in cui comincia a girare questa idea, no, io riduco i carboidrati, i grassi non ne parliamo perché fanno male, eccetera. E allora a un certo punto qualche anno fa le industrie, e per industrie intendo tutto il complesso, cioè sia i guru che le aziende che poi vendono le cose, sia quelli che ti vengono i corsi, perché c'è tutto chiaramente un giro del salutismo marchettaro, e ci si è puntati sulle proteine. Adesso uno va a trovare cose dove hanno aggiunto proteine sulla qualunque, ci sono i pancake proteici, no? Qualsiasi cosa, non c'è nessun motivo, noi non abbiamo carenza di proteine, non abbiamo nessun tipo di carenza di proteine, noi dobbiamo mangiare proprio una piccola quantità, insomma sono più o meno 0,8 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, e li assumiamo normalmente, cioè anche mangiando la pasta, cioè il glutine è una proteina, e per cui dobbiamo ridurre tutto, però questo non saremmo tutti sovrappeso, io sono sovrappeso, devo dimagrire almeno 4-5 kg. Ecco, hai citato il glutine. Il glutine, sì. Il glutine, quel grande terrore. Sì, non lo so. No, cioè, ti ho raccontato prima che cosa ho sentito, sì, no? Sì, ecco. Sì. L'ultima bufala. Allora, però, visto che sono le 22.01, faccio fare la domanda. Vabbè, vediamo questa cosa del glutine, però a questo punto. Li lasciamo. Allora, glutine, lo volete sentire? Sì. Allora, io ho sentito l'ultima bufala, l'ho sentita, io non volendo la sentivo che parlava, quindi, da una signorina che diceva che noi dobbiamo mangiare i grani antichi perché i grani moderni sono stati selezionati nel ventennio fascista e Mussolini ha voluto aggiungere il glutine, ha addizionato il grano di glutine. Ecco, io ho chiesto, la prima cosa gliel'ho chiesto, ma è mai possibile addizionare il grano di glutine? No, questa faccia si racconta, cioè c'è questa idea che è sbagliata, se uno va a vedere i dati,
il glutine, per esempio, il glutine che cos'è? Il glutine è una proteina, sono due proteine che si uniscono, che è presente in molti frumenti, in molti cereali, non in tutti, per cui è presente nel grano duro, nel grano con cui facciamo la pasta, è presente nel grano tenero, con cui facciamo la farina per fare il pane, la pizza, le torte, e così via, è presente nel farro, è presente in tutta una serie di altri cereali, non è presente per esempio nel riso, non è presente nel mais, così. È un complesso proteico, insomma, una proteina, ed è, può avere, insomma, una farina, se voi andate a vedere al supermercato, guardate le farine, guardate il contenuto di proteine, più o meno quello è il contenuto di glutine, quindi 13%, 14% le farine per fare il pane, le farine per fare le torte ne hanno un po' meno, perché non devono essere farine deboli, insomma, così. E quelle per la pasta ne hanno bisogno un pochino di più, quindi magari insomma 13%, 14%. E questo è sempre stato così, cioè da quando si fa la pasta in Italia, da quando si fa il pane, o da quando si fanno le torte, quindi almeno dal Medioevo in avanti si sa che appunto le percentuali di glutine nei frumenti c'erano sia frumenti che avevano poco glutine, quindi diciamo parliamo 9-10%, che tanto glutine 14%, 13%, 14%, ma questa è la piccola variazione, perché servono per fare cose diverse. Invece c'è questa idea che è sbagliata, che è falsa, no, che adesso i grani moderni contengono un sacco di glutine e quindi che questo abbia poi causato la celiachia o tutta una serie di altre cose, che però è proprio sbagliato, cioè, proprio sbagliato dal dato iniziale. Non è vero che i grani di una volta hanno meno glutine. Sul glutine poi anche lì ci sono tutta una serie di personaggi, trovate gruppi Facebook con il guru di riferimento, no, che ti dice di solito che stai male, devi togliere il glutine, togliere gli zuccheri, togliere il latte, quindi alla fine, e poi uno segue queste cose qua e effettivamente magari perde peso, grazie, perché togli il glutine vuol dire che togli pane, pasta, pizza, qualsiasi cosa che c'è su queste cose, poi togli le torte, togli qualsiasi cosa, togli il latte vuol dire che togli anche i formaggi, togli gli alimenti molto grassi, cioè alla fine ovviamente riduci le calorie perché non mangi quasi più niente, e quindi il fatto che poi tu dimagrisca e quindi tu ti senti meglio perché magari eri prima nel sovrappeso, non è perché non era colpa del glutine, era colpa del fatto che mangiavi troppo, no? E, però appunto questa idea di trovare dei colpevoli, i grandi classici sono il glutine, il latte, lo zucchero bianco, no, nel libro racconto tutta la storia, il sale bianco, chissà perché gli alimenti bianchi, i veleni bianchi vengono chiamati da questi personaggi. Però appunto non c'è nessun tipo di motivo. Se uno è celiaco, la celiachia è una malattia, è una patologia che sostanzialmente ha origine genetica, e se uno è celiaco l'unica cosa che può fare è, siccome per ora non c'è una cura, è evitare il glutine. La celiachia colpisce una persona su, mediamente una persona su 100 in Italia, quindi statisticamente qualcuno qua c'è celiaco, magari che sa di esserlo, c'è una buona parte di persone che sta male, perché la celiachia poi provoca anche malassorbimento, uno ha una serie di disturbi di stomaco, di intestino, diarree, sta male, malassorbimento di altre cose, è difficile a volte da diagnosticare se non si fanno delle analisi precise. Ci sono un sacco di persone che non ce l'hanno, cioè che non hanno mai fatte, attribuiscono la colpa a questo, a quello, invece a lui. Ma per il 99% delle persone non c'è nessun motivo di eliminare per esempio il glutine, che è una proteina, come dicevo, e le proteine dobbiamo non abbiamo bisogno di integrarle. La cosa curiosa, poi finisco, vediamo magari se vogliamo fare un paio di domande, è che contemporaneamente il glutine viene demonizzato adesso, anche per chi non è celiaco, ripeto, però il glutine è una roba che, se voi prendete fate un impasto con della farina a casa, lo impastate sotto l'acqua, a un certo punto l'amido se ne va via, cioè l'acqua anche, alla fine, se state lì un 5-10 minuti, vi rimane una cosa che sembra un po' il pongo, quello è il glutine. Questa cosa qua viene fatta anche a livello industriale e viene venduto come seitan, e invece è esaltato, cioè lo chiamano glutine, lo chiamano muscolo di grano, perché è uno dei vari, per esempio, sostituti che, per esempio, chi è un vegano, un vegetariano, può utilizzare per fare alcuni prodotti simili, il ragù,
il finto ragù, diciamo, perché sono proteine, no? Quindi non sanno di niente e bisogna aggiungere un po' di suo. Però è curioso che contemporaneamente da un lato viene demonizzato, dall'altro invece viene esaltato. È veramente curiosa questa cosa. Sì. Allora, boh, se avete qualche domanda, boh, di qualche tipo, non so bene. Io del Nutri-Score, dunque, però aspetta, alzate la mano prima di tutto, poi e passiamo qualcosa. Quindi lei ha già esaurito la sua cosa, però la rispondo. Il Nutri-Score è questo tentativo appunto europeo di fare i semafori, no? Quindi rosso fa male, giallo, oddio, no? E verde invece va benissimo. A me non piace molto questo tipo di semplificazione, proprio per il motivo che dicevo prima all'inizio. Cioè, è noto che ci sono delle cose che magari, per esempio, è noto siano cancerogene, come imparato il campo, che siano cancerogene, per cui le carni trasformate, i salumi. Non sappiamo bene esattamente perché un alto consumo di salumi e di carni trasformate con queste salse incendiose così aumenti la probabilità di avere certi tipi di campo, ma è di sicuro lo sappiamo. Quindi ci può stare che quello possa avere un bollino rosso. Il punto però è che, come dicevo prima, le linee guida internazionali e appunto le varie organizzazioni che badano la salute delle persone attraverso l'alimentazione non si fissano mai sul singolo alimento, cioè si fissano sulla quantità totale e la varietà di cose che noi mangiamo. Quindi io posso benissimo un giorno mangiarmi delle patatine fritte o una sera mi faccio una tavoletta di cioccolato intera che dovrebbe avere il bollino rosso, no? Perché cioè, è grassisato, però se poi diventa un problema non se me la mangio una volta al mese o una volta ogni due mesi, ma se ho un consumo, come tutte le altre cose, continuativo ed esagerato. Per cui questi Nutri-Score ti danno l'illusione. Cioè è possibile mangiare malissimo mangiando tutti gli alimenti col bollino verde e alimentarci malissimo, per cui è una soluzione facile a un qualche cosa che però andrebbe affrontato in una maniera un po' più complicata. Però capisco che per molte persone questo è il successo, no, di queste app qui, bollino verde, ok, lo mangio, non lo prendo. Ma la Coca-Cola, il bollino verde? Questo sinceramente non lo so, può essere che sarei pronto a scommettere che la Coca Zero dovrebbe averlo, perché... La Coca-Cola è tremenda. Sì, c'è. C'è questa nostra piccolissima ascoltatrice... Sì, non so se c'è bisogno di un microfono, ma tu sei in prima fila? Vado io. Ah, ok. Quando ho iniziato a scrivere libri? Allora, il primo libro l'ho scritto nel 2009, quindi io insegno all'università da tantissimo tempo, mi piace insegnare, mi piace quindi ho iniziato, raccontavo anche queste cose, alcune di queste cose che manca, i miei studenti di chimica, magari facevo 3 ore di lezione, erano molto pesanti, quindi ho cominciato a raccontargli anche le storie per rendere un po' meno pesante la lezione. E poi ho scoperto che mi piaceva invece anche raccontare queste cose non solo ai miei studenti di chimica, ma anche a chiunque avesse voglia di sapere un po' più di scienza e di chimica, in particolare per quel che riguarda il cibo. E quindi ho iniziato così nel 2009-2010 e più o meno ogni paio d'anni scrivo un libro. A volte sono libri, ho scritto anche libri con delle ricette, però spiegate scientificamente. Ricette, il libro sulle verdure, dove spiego tutta una serie di cose, posso fare anche una serie di esperimenti che per esempio per i bambini e i ragazzini sono molto, molto divertenti. Però sì, è una cosa che ho iniziato un bel po' di anni fa. Sì, lei in fondo. Buonasera. È una domanda abbastanza complessa. Cerchiamo di... Che già io parlo, come vedete, fin troppo. Una previsione, la sua previsione su come possono evolvere i cibi nei prossimi anni. Sono lì al mago Delma, non lo so. No, non lo so, allora come possono evolvere i cibi? Beh, adesso c'è tutto questo grande movimento dei cibi coltivati, quindi abbiamo sentito parlare, no, delle carni coltivate, chiamata dispregiativamente carne sintetica, in realtà non c'è niente di sintetico. Sono cellule che vengono fatte crescere, un po' come facciamo lo yogurt a casa, crescono e cresce lo yogurt.
però lì siamo ancora molto lontani da avere un prodotto finito. E siamo già molto più vicini, per esempio, ad avere degli analoghi del latte fatti in laboratorio, perché lì è più facile, lì si tratta sostanzialmente di far produrre delle caseine, le stesse proteine che sono nel latte. Ci sono già in commercio alcuni prodotti sintetici, o anche dell'uovo, una sorta di albume che non arriva dall'uovo, ma che è esattamente albume, per cui uno può fare paradossalmente una pasticceria vegana, delle meringhe vegane fatte con l'albume, che però non arrivano dall'uovo. Quindi questo tipo di prodotti si affiancherà ai prodotti, diciamo, che sono sempre stati quelli, perché io non credo che il pattern di consumo delle persone cambierà tanto. I cambiamenti, diciamo, che ci vengono suggeriti, perché c'è sia per la salute sia per l'impatto ambientale che abbiamo globalmente, no, come società, per i consumi, per esempio di un eccessivo consumo di carni rosse, carni bovine, eccetera eccetera, quelli non credo che cambieranno molto velocemente, però si affiancheranno probabilmente questi tipi di prodotti. Alcuni avranno successo, altri no. Io non credo molto che mangeremo insetti, perché io li ho assaggiati, sono più vicini, sono vicini, diciamo, tassonomicamente ai gamberetti, però preferisco i gamberetti. Sì, quella sotto. Sì, vabbè. No, molto spesso si parla di concetti tipo benessere animale, cibo biologico, eccetera. Sì. Quanto pensa che effettivamente abbiano un impatto positivo sulla nostra salute determinate cose? Allora, questo è un argomento che ho trattato molto a fondo nel libro Pane e Bugie, uno di quelli che ho scritto all'inizio. Ci sono quattro capitoli proprio dedicati a tutto il ciclo biologico. Non è cambiato niente dall'epoca, perché tutto è scritto nel regolamento europeo che riguarda l'agricoltura biologica. Allora, l'agricoltura biologica è tutta la legislazione, tutta la parte burocratica, tutte le cose che vengono, i pesticidi che vengono ammessi ai coltivatori biologici, che non vuol dire coltivato senza agrofarmaci, perché altrimenti uno, quando c'ho il giardino fuori, cioè il mio basilico fuori è biologico, non gli metto niente, ma se devo produrre basilico e venderlo, cioè ho bisogno di uccidere gli insetti, quindi tutti gli agricoltori usano qualche tipo di, insomma, di prodotto, però tutto, diciamo, l'orientamento di questo tipo di legislazione è stato volto per ridurre l'impatto ambientale, gli eccessi di un certo tipo di agricoltura degli anni 70, in cui si è fatto veramente un abuso di alcune sostanze. Non c'entra niente con la nostra salute. Tant'è vero che, appunto, i prodotti biologici insomma, sono vecchissimi, risalgono agli anni 60 il concetto di agricoltura biologica e le prime legislazioni in America, in Inghilterra e poi in Europa. Per lungo tempo, decenni, sono rimasti, diciamo, una nicchia legata spesso, per esempio, a un mondo hippie, a un mondo, appunto, viene chiamati specificamente quelli che abbracciavano gli alberi, quelli che pensavano all'ambiente, quando ancora l'ambiente non era una cosa di cui ci si poteva vantare, cioè io tengo l'ambiente, no? Non gliene fregava nessuno, perché poi i prodotti costavano di più e molto più, diciamo, a nessuno, cioè facevano tutti gli ambientalisti con il portafoglio degli altri, di fatto. Il grande salto commerciale è stata un'induzione di marketing notevole. E quando ha cominciato a far passare l'idea, che però, ripeto, nelle pubblicazioni scientifiche non c'è traccia, che potesse far bene alla salute. Per cui noi non siamo disposti, colto dirlo, ma globalmente, insomma, come paese, ma anche, insomma, non solo in Italia, noi non siamo disposti a spendere di più per un cibo, nella media, se sappiamo che può fare un po' meglio all'ambiente, o anche un po' meglio al benessere animale, per esempio. Ma siamo molto disposti a spendere molto di più se ci suggeriscono che possa far bene a noi. Solo che non è proprio quello l'obiettivo del cibo biologico, assolutamente. E infatti in quel libro analizzo i dati scientifici, si dimostrano i dati, ormai non c'è più nessun tipo di discussione, ma non ci sono più studi, perché ormai ne abbiamo fatti talmente tanti, non è più nutriente, non è più sicuro, ci sono dei casi singoli in cui magari un cibo biologico magari ha un meno contenuto di qualche tipo di sostanza, in altri casi ha un contenuto superiore di qualche altra sostanza, può essere positivo o negativo. Vari esempi, c'era le uova, per esempio, le uova biologiche, per esempio, sono più spesso trovate, sono dati europei questi, trovate contaminate, per esempio, da diossina. Perché? Perché
l'allevamento biologico prevede che le galline debbano stare all'aperto. Allora, se sei all'aperto, però ogni tanto c'è una fabbrica che produce anche residui di diossina, nelle uova arriva. Quindi è vero che magari c'è un benessere animale delle galline, ma però tu consumatore hai un contenuto un po' più elevato di diossina. Se invece gli allevamenti sono chiuso nelle gabbie, il mangime è controllato, le galline stanno sicuramente peggio, il mangime però è più controllato. Per cui quindi ci sono tutta una serie di cose per cui alla fine non c'è un effetto dimostrato sulla nostra salute, nonostante quello che continuamente il marketing di un certo tipo continui a martellare, perché ovviamente poi ti vendono una mela che costa il doppio di quell'altra e se ti dicono guarda che fa bene all'ambiente te ne frega niente, però ti dicono guarda che l'altra c'è i pesticidi che ammazza, che non è vero, però uno magari la compra. Fateci caso, il cibo biologico sempre nei supermercati è in un settore completamente separato. Non so se avete fatto caso, sempre. Non è di fianco, non avete mai una mela convenzionale di fianco alla mela biologica, pomodoro convenzionale di fianco alla pomodoro biologica, perché così non fate i confronti. Passate nel giro delle cose biologiche, guardate il prezzo, ma non ci avete immediatamente il confronto, no? Cioè, è fatto apposta perché è messo così. Poi io alcune cose biologiche le compro magari perché sono più buone. In alcuni casi provate, appunto, che sono più buone organoletticamente, magari le compro, altre cose sono delle schifezze, il fatto che sia biologico non vuol dire niente. Allora, abbiamo ancora due domande, una poi chiudo, sì. Dico già qui. Poi rimango qui, non so se firma copia. No, firma copia andiamo là in fondo, perché così voi rimanete un attimo seduti, noi arriviamo là in fondo che c'è il banco, così facciamo una fila ordinata. Comunque non vado via finché non c'è l'ultimo. Non ecco, allora abbiamo una nostra giovanissima... Sì, che magari si scriverà chimica, chi lo sa. Magari sarà una missione. Ma dopo c'è la domanda del chimico. Va bene, sì. I bambini possono leggere i tuoi libri? Allora, bella domanda. Da soli no, però ci sono, magari questo no, però i libri che ho scritto sulla pasticceria, sulla scienza della pasticceria e la scienza delle verdure, quelli sì, secondo me con genitori, lo so perché molti me li scrivono, anche perché gli suggerisco alcuni esperimenti, quelli che si fanno con le carote colorate, insomma, suggerisco alcuni esperimenti di chimica per far vedere un po' come funzionano gli alimenti. La stessa cosa faccio in quello della pasticceria, e quindi uno può leggere delle piccole spiegazioni, può fare anche degli esperimenti. Poi la cosa bella è che questi esperimenti si possono mangiare, no? Perché uno fa le meringhe colorate, le meringhe azzurre o le meringhe rosa. Bene, allora la domanda è nostra. L'ultima domanda. Volevo chiederti se porti ancora gli studenti per le corsie del supermercato. No. Lui è stato il mio studente di chimica a Como, quindi quando ho iniziato a fare... Allora, io sono un chimico teorico, nel mio settore di ricerca non mi occupo di questa roba, io faccio altre cose, il mio settore di ricerca è la chimica quantistica, quindi studio l'interazione di molecole con antielettroni, positroni, antimateria, queste robe che sembrano molto Star Trek, però appunto questo è quello che faccio. Però a un certo punto gli studenti, non so se quelli del tuo anno, forse prima, sono venuti da me, io da tantissimo che racconto cose appunto sulla rivista Le Scienze, sui miei libri, sui social. A un certo punto una delegazione di studenti a cui io dicevo, ho fatto termodinamica. Venuto da me, mi ha chiesto, cioè, prof, lei va in giro a raccontare di storia uguale, sulle carote, sui zuccheri, e lei non ci raccontava niente, ci racconta queste cose qua, dei gas che si espandono nelle macchine termodinamiche. Non è che puoi fare un corso, allora io ho detto, va bene, allora facciamo il corso. All'inizio, quindi i primi anni, avevo pochi studenti, non si era ancora sparsa la voce, non era ancora sui social, quindi non era ancora così, diciamo, noto. Quindi ho iniziato a fare un corso che faccio tuttora, che si chiama Chimica e Tecnologia degli Alimenti, in cui, diciamo, racconto tutte le cose che in parte ho raccontato nel libro, anche negli altri libri, con in più anche tutte le formule chimiche, tutte le varie cose. Però ogni tanto, almeno un paio di volte durante il corso, io insegno a Como, per chi conosce Como, insomma, siamo a Como Borghi, dall'altra parte del Fiumiciattolo c'è l'Esselunga, e quindi il Cosia, sì, il Fiumiciattolo, insomma, Fiumiciattolo, puzzolente, insomma, Fiumiciattolo mi sembra esagerato, insomma, è una mezza fogna, insomma, comunque,
Comunque, insomma, finché avevo al massimo 15 studenti, quindi finivo il grande capitolo sugli zuccheri e io prendevo gli studenti e un giorno facciamo lezione, insomma, andiamo all'Esselunga lì davanti e quindi li portavo nelle sezioni dove c'erano tutti gli zuccheri, gli facevo le marmellate, le cose, gli facevo vedere, guarda, questo è lo zucchero di canna, però guarda dietro, guarda l'etichetta, vedi che è al 99,9% saccarosa, quindi ti sta raccontando un sacco di balle. E poi facevo la puntata, dopo i grassi andavamo a vedere la zona delle margarine, del burro, degli oli, così. Adesso ho una quarantina, in 45, sette studenti. Adesso ho 50 studenti, non posso perché cioè, una delle ultime volte, vagando in giro, avevo circa 15 studenti, insomma lì è Esselunga di Como, è abbastanza grande, però cioè, con 7 studenti non mi facevo notare, con 15 no, che il codazzo, poi a un certo punto qualcuno è stato buffo perché si accodavano, perché le persone, c'erano le persone lì, che si accodavano, diciamo, mi interessava, lì insegna lì, ma insegna il sedificio, no, guarda, sono dietro, E vabbè, poi a un certo punto cioè, non ho potuto più farlo perché insomma evidentemente creo che non puoi. Quindi io vado tuttora, prima di scrivere i libri faccio sempre la mia cappatina nei supermercati, vado a fotografare i prodotti. Per questo libro vi ho capito sulle marmellate senza zuccheri e sono andato all'Esselunga, però lì a Salorno. E quindi però li conosco da solo, li conosco ormai un paio di persone che ci lavorano dentro, dice prof, guardi che è arrivato questo momento. Quindi vanno, faccio le foto, poi a casa me le studi, però no, non riesco più. Me lo chiedono perché questa cosa si è tramandata, perché tutti gli studenti, tutti gli anni, mi chiedono, ma prof, mi chiedono, fa ancora la degustazione di cioccolati, che questo non so se l'ha fatto, di cacao, di cioccolato, e poi appunto, ma andiamo a fare un giro all'Esselunga. Va bene, insomma, io ti ringrazio. Prima hai citato che il cioccolato è un cibo da ricchi, no? Sì. Assolutamente, perché se pensate che quando è arrivato in Europa il cioccolato era solo per il re. Solo il re Carlo V e tutti i nobili della corte potevano mangiare la cioccolata. Potevano mangiare questo. Sì, non era ancora il cioccolato solido, era una cioccolata che però effettivamente faceva schifo, quindi perché non era zuccherata ed era molto grassa. Voi prendete il cacao, quello non quello diciamo magro come si vende adesso, che è stato sgrassato perché gli hanno tolto il burro di cacao per usarlo nei cosmetici, per esempio, ma era una bevanda grassissima che arrivava dalla bevanda appunto azzeca, che era fatta col peperoncino con macinata, una roba grassissima, malissima, schifosa, per cui era più una roba per distinguersi, dicendo solamente la nobiltà e poi i ricchi potevano permettersi. E quindi sappiate che state mangiando una cosa che sarebbe costosissima. Allora, grazie a tutti, grazie soprattutto a voi. Alla biblioteca di Tradate, che speriamo ci rivediamo da settembre in poi, grazie alla libreria Un Mondo di Libri. Non mi sembra di non vedere più neanche un libro, quindi non ce n'è più. Vabbè, chi non l'ha comprato prima, mi dispiace. Ecco, rimanete seduti ancora l'ordine, un momento. Ordinare domani vi arriva. Ecco, sì, rimanete seduti un momento, che così noi raggiungiamo il nostro tavolo e poi vi mettete ordinatamente in fila. Grazie a tutti, buona serata.